Allora, ritorniamo alla questione di Tremonti. Lei è pure carabinieri, conosce i servizi segreti, questo mondo qua. Ci sono state intercettazioni di film, non scusi, intercettazioni di telefonate di, top managers di Finmeccanica, sempre sulla questione della casa di Tremonti e Milanese. Premesso che le intercettazioni non sono prova, assolutamente non sono nessuna prova, però giravano, cioè, alcune cose dette dalle relazioni esterne di Finmeccanica poi si sono rivelate vere. Io, insomma, a parte che ovviamente ecco, c'è in Italia un utilizzo abnorme delle intercettazioni, ma questo apre un altro capitolo ancora che non esiste neanche lontanamente negli altri paesi occidentali, ma non è questo il punto, poi una volta che ci stanno le cose vengono fuori e uno insomma, le commenta, ci mancherebbe, questo è il sale della democrazia, poi bisognerebbe riformarle, ma è un altro discorso questo. Io credo che sicuramente Tremonti viveva in un mondo tutto suo, poco reale, ed è per questo che non è un grande economista, e viveva in questo gioco di nomine, di prese di potere, quasi come se fosse una partita a scacchi. E su questo, insomma, anche perché oggettivamente in questi 2 anni, con la scomparsa, tra virgolette, di AN, con la Lega che lo sosteneva, addirittura con la fuoriuscita di Fini, lui ha pensato veramente di poter fare quello che voleva e ha fatto quello che voleva, non solo per i dicasteri che aveva. E quindi lui nella sua mentalità era logico che lui voleva mettere questo, mettere quest'altro, togliere questo, togliere quest'altro. Ovviamente nell'ambito dei meccanismi giuridicamente leciti, non c'è No, dubbio, certo, è ma diritto. Lei sta dicendo che è politicamente. diritto del ministro del tesoro poter Sì, decidere, sono d'accordo. però ecco, diciamo, il quadro che ne esce è un quadro desolante di prepotenza politica, perché la politica è una cosa, la prepotenza Sì, politica è un'altra, sono soprattutto d'accordo. anche questo contrasto con il premier latente e macerato che è emerso anche da alcune cose che abbiamo letto. Magari c'era anche un po' freudianamente, mi consenta questo, cosa si ricorda, no? Quando abbiamo studiato al liceo, all'università, un po' di invidia del pene, cioè un presidente così forte, virile, eccetera, c'era anche invidia. Secondo me in testa sua, che si è dimostrato insomma, una persona molto piena delle convinzioni di essere il primo della classe, lui si sentiva assai migliore rispetto al Premier, diceva perché lo deve fare lui il Presidente del Consiglio, non lo devo fare io. Ma io direi che insomma ci può Quindi lei non anche. vuole scomodare la psicanalisi. Beh, sicuramente il comportamento di ognuno di noi dovrebbe essere sempre Lei ha analizzato. parlato però di logica tremontiana. Secondo me c'è anche quando si diventa autoreferenziali, non si vede la realtà, subentra la patologia, non la logica. Sì, ma voglio fare anche un'autocritica, questo insomma. Sto forzando o No, voglio condivido? dire che secondo me in genere la politica è un po' un'attività borderline, perché Ok. uno ha molto egocentrismo, quindi insomma dovrebbe magari parlare anche di me, non mi piace fare le critiche solo agli altri quando, voglio dire, su fatti di carattere D'accordo. generale. Su fatti specifici però sono d'accordo, ho espresso insomma anche con forza non mi sembra che sia tenero il mio giudizio, No, insomma. no, no, no. Io guardi, No, però io. mi interessava il giudizio proprio su alcune, quando la politica, per esempio, le faccio una, così lei mi capisce. La sinistra è in una patologia, ma da anni, se non da decenni, perché continua a non vedere l'evoluzione della modernità. Quando si sviluppano logiche patologiche e non si vede la realtà e ci si accartoccia. Non so se mi sono No, non spiegato. c'è Il dubbio, sud è è un esempio chiarissimo. classico, cioè il sud e la sinistra non dialogano. Cioè, ci sono intere aree del sud dove la sinistra non capisce cosa sta succedendo. Quindi, tornando invece a Tremonti, forse lui aveva anche delle logiche patologiche, questa era la mia domanda. Ma sicuramente dal punto di vista politico sì, insomma, Dal poi punto di vista patologico. sul piano caratteriale, insomma, a me non piaceva, io Senta, guardo le. ma lui è misogino? Molti dicono di sì. Perché Non lo so, io non ho questa conoscenza. insultava la, come si chiama? La prestigiata, cioè la faceva piangere. Non è che sia un po' misogino. Non avevo un buon rapporto. Pronto? Non aveva un buon rapporto con le colleghe politiche, questo è vero, ma non Ok. sono. Senta, che rapporto c'era tra Tremonti e Milanese, visto che parliamo di politica? Beh, una volta era molto stretto, molto, diciamo, c'era un.
oggettivamente lui Tremonti, col sistema anche delle liste bloccate, ha fatto diventare deputato milanese, che tutto sommato io avevo anche un buon rapporto, perché essendo un ufficiale della Guardia di Finanza anche lui, anche se onestamente io l'ho detto in faccia, io sono rimasto molto male di tutta la polemica all'interno della Guardia di Finanza, perché per me la finanza è un'istituzione seria, lui comunque è un ufficiale, mi sembra insomma che non si sia comportato bene nei confronti della sua arma di appartenenza. Nella vicenda giudiziaria non mi permetto di entrare, perché insomma c'è un processo in corso. Vabbè, e credo che lui anche giudicare i processi, scusi, abbia pazienza. Però insomma, diciamo, io credo che quello è una cosa che si basa anche molto su intercettazioni telefoniche, su dichiarazioni di altre persone. Io credo che, e io su quello io sono garantista. Ma si amavano? Ma no, sicuramente si stimavano molto, c'era un rapporto. Secondo me questa storia della storia d'amore è una bufala colossale, scusi, cioè. Non lo so perché non ho avuto modo di, insomma, di scontrarla. Indubbiamente questo pettegolezzo l'ho ascoltato, come l'ho ascoltato lei. Fate girare voi, non lei, ma no, diciamo, arriva da ambienti del PDL. L'ho ascoltato questo pettegolezzo, però siccome io devo dirle di più, io sono uno eterosessuale convinto, ma non è che mi sarei scandalizzato se loro, è un problema loro che non c'è, cioè un problema, voglio dire, è un fatto loro. Però le intercettazioni di Finmeccanica sono terribili. Però non vogliono dire nulla, intendiamo. Beh, esprimevano, diciamo, quello che pensavano queste persone, che a loro volta potevano anche aver sentito pettegolezze, ma oggettivamente credo che sia anche poco importante. Vabbè, sono uscite sui giornali, questo non giustifica, sono d'accordo con lei, però insomma un giornalista fa delle... Ma sono, certo. La sua risposta è assolutamente coerente, ma chi se ne frega, insomma. Cioè, non è quello il punto è politico, e su questo lei è stato abbastanza severo. Veniamo per chiudere al PDL, un po' lei qualche stoccata l'ha già data, ritorno del rapporto col territorio, e su questo lei è al di sopra di ogni sospetto, infaticabile presenza. Io devo dire che io qua... Però ecco, il PDL ha un problema di aderenza al territorio. Ha un problema di essere di scollegamento tra i parlamentari e il territorio. Sul territorio il PDL ha tanti sindaci, tanti consigli comunali, provinciali e regionali, forti, per bene, capaci, stimati, considerati, che oggi governano la maggioranza delle province e quasi il 50% dei comuni e città importanti. E invece i parlamentari, molti, il 70%, non hanno alcun legame con questa realtà, anzi non li conoscono neanche, sono gente sconosciuta. Quindi il problema vero di Alfano, io sono convinto che lui è fermamente, anzi paradossalmente, il fatto che non siamo più al governo e quindi non abbiamo più problemi del ricatto del singolo parlamentare, ci consentirà adesso di costruirla veramente la classe dirigente. Alfano è uno che viene dal territorio come me, quindi la pensa esattamente come me, io vado molto d'accordo anche per un fatto generazionale, entrambi abbiamo una diversa provenienza dal punto di vista, lui diciamo forse Italia, però abbiamo scommesso su questa vicenda del partito nuovo del centrodestra, io l'ho fatto. Lui lo sa, a Salerno è una delle poche province dove sostanzialmente tutto il PDL è unito ed è nato veramente, non ci sono più differenze tra N e Forza Italia, lo sanno tutti in Italia che è così a Salerno, e devo dire mi stimano e mi considerano per questo. Però anche la componente N, scusi, a parte che lei mi ha un po' già risposto, però anche la componente N si deve rinnovare, abbia pazienza. Sono convinto anche io. Non potete essere rappresentati sempre da, con tutto il rispetto alle persone che sono squisite, ma dalla Russia e Gaspari, avete anche bisogno di facce nuove. No, guardi, io le dico. Questo la ringrazio, i consigli sono sempre bene accetti, però nel caso specifico non lo condivido, le dico perché? Perché la Russa ha ancora un grande seguito non soltanto nel movimento giovanile, ma anche tra i giovani parlamentari del PDL, quindi vuol dire che se uno ha seguito vuol dire. Tutto si sta rinnovando e voi rimanete fermi. Ma il rinnovamento deve avvenire nei tempi giusti e col tempo che tu. Le posso anche dire di più. Gaspari è una persona, come mai al Senato? Ma guardi che sono due persone che io, di cui ho grandissima stima. No, tra l'altro, però, due persone di grande onestà, però io sto parlando di rinnovare tutto, arriva Renzi, arriva Alfano e voi cosa farete? Allora, 2013, cioè... Però posso dire una cosa, insomma noi abbiamo fatto un governo pieno di settantenni adesso, con Monti in testa, ma insomma
insomma, non mi sembra che loro siano così anziani da essere rottamati. Io penso che loro, anzi, hanno sempre puntato su persone che hanno consenso. Okay. Se io ho un peso nel partito, lo devo anche a persone come Gasparri, Luca, Alemanno, che hanno puntato su persone giovani. La figura che... di Verlini rimarrà centrale, secondo lei, o cosa? Non lo so, io posso dirle che nei rapporti che ho avuto con Verlini come coordinatore, lui è sempre stato un uomo molto intelligente, molto attento, anche se siamo, lui pure stesso l'ha detto, siamo due persone di estrazione completamente diversa, sia sociale, nel senso che lui faceva, era nel mondo del commercio, delle attività finanziarie, era un ufficiale dei carabinieri, e lui poi uno che viene dal sistema delle nomine, io dal sistema dei voti, però devo dire una persona di molto buon senso, molto liberale, non si è mai permesso di fare il prepotente. Io ne ho una buona immagine per l'esperienza che ne ho. Nel nuovo PDL, insomma, nel nuovo PDL deve esserci più Alfano e meno Verdini, scusi, o no? Ma io dico più Alfano e meno tutti, compreso meno Cirielli, insomma, non è che... Okay, lei non vuole contrapporre? No, non è che non voglio contrappormi, perché insomma... Ma guarda, è legittimo, mica deve essere... No, ma le dico, se lei guarda su internet la mia storia, io sono uno pieno di litigi, ho sempre detto in faccia a tutti quello che penso, insomma, non ho avuto mai... Anche a Berlusconi, cioè quando ci sono stati dei momenti di tensione, io gli ho detto... E devo dirle, anche lì ho avuto una sorpresa incredibile, cioè Berlusconi che veniva dipinto come un imperatore, ha compreso le mie ragioni e mi ha dato pure ragione con tutto che mi scontravo, insomma. No, ma lei parla senza peli sulla lingua. Lei dice comunque Verdini, scusi, io credo che non... orrendo, ha una sua funzione. Ma io credo che bisogna fare i congressi devono dare dal livello di base fino a sopra una nuova classe dirigente. Se Verdini, perché una si possono fare due cose in politica, o prendere voti o prendere le persone che hanno i voti. Tutte e due cose sono cose difficili, perché per prendere voti la persona ti deve stimare, ti deve considerare elemento di interesse, insomma, e per mettere d'accordo persone che hanno il consenso è ancora più difficile. Quindi se Verdini sarà in grado nel nuovo partito che faremo di avere la stima e la considerazione di persone come me che hanno il consenso sul territorio, e dico di me ce l'ha, e lui rimarrà dove sta. Se invece magari gli rimane solo Cirielli, non ci rimane più, ma questo fa parte della politica. Quindi siete tutti messi in discussione, questo è il concetto. E io penso che sia proprio questo. Il titolo giornalistico che in discussione non c'è né uno né l'altro in specifico, a parte Alfano che è segretario ovviamente, siete tutti messi in discussione. Assolutamente, e devo dire il fatto che non siamo più sotto il ricatto del singolo deputato. Ah, sì, siete più liberi. Oggi possiamo veramente fare il partito, Alfano veramente può fare il partito. Prima di chiudere, due cose, diritti civili, c'è stata una chiusura, io guardi, del PDL ho intervistato un'ottantina di persone. Di queste tantissime mi dicevano: noi sui temi dei diritti civili siamo chiusi, però insomma a titolo politico, poi a livello personale erano più aperti. Si sa che, premesso che le posizioni sono assolutamente legittime e rispettabili. Sui diritti civili, adesso arriva l'Europa, cioè mi riferisco fecondazione, coppie gay, temi etici. Cioè, siete, forse anche lì è il caso che... Allora le dico un pochino qual è la mia impostazione. Io... Mi piace anche il suo parere a questo punto, però personale, non c'è coppie gay, fecondazione, così. Allora io le dico che io quando mi sono candidato alle provinciali ho voluto in lista con me un medico transessuale. Si è andato su tutti i giornali. Esattamente, quindi io non ho alcun pregiudizio né forma di neanche lontana. Devo dire che è una persona che mi è rimasta vicina, l'ho messa nella commissione pari opportunità alla provincia, mi sta dando una grande mano. Abbiamo fatto tra provincia e ASL un laboratorio di genere, nel senso un'identità, di supporto per le persone che vivono, e quindi abbiamo fatto una cosa importante, penso di essere stata una delle poche province aver fatto una cosa del genere. Io penso che però una cosa è questa, una cosa è l'adozione dei bambini alle coppie dei... Gradi. L'adozione non gliel'ho chiesta perché la ritengo utopica in Italia. Andiamo per gradi, dottor Cerielli. Vabbè, oppure di un'altra cosa. Coppie. Allora, per esempio, io non sono d'accordo al fatto di dare punteggi aggiuntivi a persone che non siano sposate. Non uomo e donna, o uomo e uomo, non è donna. La domanda donna. Che le ho fatto. Allora mi faccio la domanda. La domanda è: sui dico o su forme di unioni civili, lei sarà sempre per i diritti individuali? Perché su questo il PDL. Io sono per i diritti, sì, sono per i diritti. Su questo il PDL non è che non è per i diritti, è per i diritti individuali. Per i diritti individuali. O per riconoscimenti tipo i dico, per capirci. No, perché
per me credo che la nostra società, come dice la Costituzione, è fondata sulla famiglia. Ma tutta l'Europa contro? Perderemo. Sembrate dei cavernicoli. Perderemo. Dico, mica bisogna sempre vincere. Rispetto, ovviamente, si fa per fare. No, ma perché, io lo capisco. Però voglio dire, perderemo. Io non è che uno deve vincere tutte le battaglie. Io penso che sia giusto così, perché lo Stato deve incoraggiare la famiglia naturale. Ma quale famiglia? Non esistono più queste famiglie. Non ci sono più, dottor. Posso dire una cosa? E perciò nascono meno figli. Perché non esiste più la famiglia tradizionale. Quindi secondo lei se si agevolassero queste forme di unioni, comunque, e se si codificassero i matrimoni eccetera, anche la popolazione, il tasso di popolazione perché si sentirebbero legittimati, giusto? No, dico peggio di come siamo come tasso della popolazione. Vabbè, però mi risponda se io credo che codificassero queste unioni ne risentirebbe ulteriormente, ovviamente, giusto? È un trend negativo che verrebbe consolidato, certo. Allora siamo arrivati al pensiero. Chiudiamo sempre su un tema, questo tema dell'omofobia nell'arma. Allora, io frequento più o meno tutti questi mondi qua, trovo la polizia molto aperta sul tema dell'omofobia, molto attiva contro l'omofobia. Manganelli in prima linea ha fatto delle task force, Antonio Manganelli, il nostro capo della polizia, delle task force. È una persona molto in gamba. La Guardia di Finanza anche si è aperta, tant'è che il presidente dell'Associazione dei Poliziotti Funzionari Finanzieri e Carabinieri Gay è un finanziere, quindi su questo la Guardia di Finanza si è aperta. L'arma la vedo francamente più chiusa, non che sia omofoba, però la vedo chiusa. È un po', diciamo, sui valori più conservativa l'arma. La vedo francamente. Però, devo dire, l'arma è un nostro fiore all'occhiello, è una cosa straordinaria. Diciamo, è un pochino più conservativa l'arma, almeno su queste cose, poi magari su altre più tecnologiche e innovative di altre. Nella sua carriera, nei suoi rapporti con l'arma, perché lei è vicino, vorrei ribadire. Certo, io sono ufficiale dei Carabinieri in aspettativa. Non solo, ma lei è molto vicino è sempre carabiniere, però in più è ufficiale, no? Però in più lei è molto vicino alle istanze dell'arma, certo. Posso dirlo, no? No, assolutamente, tutte le forze dell'ordine armate, ma chiaramente in particolare un omosessuale può diventare generale, secondo lei, dichiarato? Ma secondo me lo è anche diventato in passato, probabilmente non era dichiarato, però perché erano altri tempi, però insomma si diceva, e non per questo non è diventato generale. Certo, probabilmente... Non lo sapevo. Sì, insomma non sono cose che... Ormai si fa per aprire un dibattito, fa piacere che... questa notizia. No, nel senso che nell'arma non sono mai stati discriminati gli omosessuali. Diciamo che ovviamente una cosa anche nuova è l'outing, no? E quindi una volta magari anche l'avvocato che era omosessuale non lo diceva in giro, era omosessuale. Adesso non interessa più a nessuno. Non interessa più a nessuno. Dire? Ma tendenzialmente io direi che nessuno non farebbe carriera per questo motivo, a meno che il suo essere omosessuale non comporta negli atteggiamenti, nella sua vita, delle intromissioni nel servizio. E allora è chiaro che se uno dà fastidio, ma questo varrebbe anche un uomo che dà fastidio a una donna, no? Insomma, se uno fa sì che la sua sessualità, i suoi orientamenti sessuali influenzano il suo rendimento, il suo comportamento in servizio, ma varrebbe oggi anche per una donna che magari fa la donna carabiniere e fa la donna di facili costumi all'interno dell'organizzazione, probabilmente darebbe fastidio anche questo. Ma se uno mantiene una netta separazione dalla sua vita privata e la sua vita professionale, sono sicuro, guardi, peraltro il nuovo comandante generale, il generale Galitelli, è una persona veramente veramente moderna, ecco, questa è la parola che... Ha scritto una bellissima lettera, perché gli ho mandato due righe, insomma, una persona squisita, devo dire. Io lo conosco da ragazzino, insomma, per noi ufficiali è stato veramente... Cioè, non discrimina, però se uno è un po' checca, insomma, un po' e comincia a tampinare, non va bene. Ho detto, mi
faccia dire cose precise. Se una persona, perché insomma entriamo troppo nel, se una, secondo me, se una, ma questo voglio dire, se una persona ha un comportamento che diventa un problema nel lavoro, va male anche se è donna e va con troppi uomini, o se è uomo che va con troppe donne, e dice in medio stat virtus est modus rebus, dice, anche no, perché quelli sono ambienti chiusi, insomma, per cui una volta devo dire, però sono sempre mondi chiusi, ci sono gli informatori, ci sono, e poi ovviamente insomma se anche particolarmente svolgi un ruolo che insomma implica un certo rigore nel proprio comportamento, che significa separare molto la vita privata. Esatto, il titolo giornalistico, così ci capiamo per evitare fraintendimenti, è l'omosessuale, diciamo, che provoca, non va bene nell'arma, giusto? Anche la donna che provoca, anche l'uomo che importuna, non va bene. Però la domanda è solo... Tutte e tre, ma uno mi può fare solo la domanda che vuole. Tutte e tre le cose vanno male alla stessa maniera. Lei è stato mai corteggiato da altri... come si chiamano, soldati? Con militoni... Ma devo dire, con meritori no, però insomma nella mia vita mi è capitato di essere corteggiato da uomini, ma insomma, siccome sono sempre state persone garbate, no? Ma poi lei ha... sono stato fortunato, ecco, insomma non ho mai trovato persone, anzi mi è capitato qualche volta che qualche donna era fastidiosa e non qualche uomo, quindi... sì, oggi sono diventate molto più determinate, no, le ragazze? Indubbiamente, insomma, no? Hanno preso molta consapevolezza di essere... La nostra generazione, noi abbiamo la stessa età, io e lei, adesso... Dovevamo corteggiarle per tanto tempo, invece adesso, insomma... Vabbè, chi lo sa se è bene o male, è così, insomma, voglio dire, diciamo che hanno preso consapevolezza che loro sono il sesso forte, perché è così. Una storia d'amore tra due uomini o due donne nell'arma, se vissuta in modo sobrio, quindi è possibile? Sicuramente, ma questo posso dirlo con una lacrima e certezza. E Gallitelli non li caccerebbe, no, per questo motivo? Li difenderebbe anche rispetto a delle discriminazioni, questo posso sottoscrivere. Assolutamente capito. Sì. Però invece quel mondo gay dice no, vivono nel terrore, Grillini, il nostro amico Grillini... Vabbè, ma Grillini è stato con me in Commissione Giustizia. Dice che vive nell'arma, dice c'è omertà, e vivono nel terrore, perché poi... Vorrei precisare che non ci sono solo omosessuali, ci sono bisessuali, ci sono uomini che vanno con con le trans, insomma, a Luxuria, che ha avuto un amante di un altissimo ufficiale dell'arma, me l'ha detto lei, quindi... Ma al di là insomma di queste fatti specifici, chiaramente un'organizzazione di 120.000 persone ripercorre più o meno percentualmente i vizi e i difetti, certo, un'organizzazione o le virtù, oppure le inclinazioni, o le simpatie, o le passioni, insomma, tutte le cose degli uomini esattamente come tutte le altre. Certo, l'arma, ecco, pretende un po' di rigore nel comportamento, nel senso che ho detto però prima. Non entra nel rigore, nel senso che uno non può venire, che la vita privata è tua, cioè quando fai il carabiniere devi essere serio, il carabiniere devi avere comportamenti di convivenza sociale adeguati al fatto, che non significa non essere omosessuale, significa stare al posto tuo, così, cioè sì all'omosessualità ma sobria, sì, problemi tuoi, però non devono, cioè non voglio forzare il suo pensiero. Diciamo, è un problema individuale l'essere omosessuale, adesso non è che io sono il verbo dell'arma dei carabinieri, dico un'esperienza, ovviamente quello che vedo non è che dal mio vissuto, allora permettiamo questo, dal mio vissuto sì, l'omosessuale non viene discriminato, ma deve essere sobrio. Sì, guardi, poi c'è un altro... è giusto la mia sintesi? Sì. Posso anche dirle di più, una cosa che a volte si dimentica, i carabinieri sono persone che vivono e sono a contatto con la parte anche peggiore della nostra società, no? Quindi ne vedono di tutto, no? E ne vedono di tutti i colori, per cui per forza di cose diventano anche persone molto più tolleranti e molto più flessibili. Allora, posso dire una cosa, io adesso ovviamente la devo provocare, però i carabinieri sono estremamente educati. Poi lo sa una cosa, noi avevamo in passato il servizio dei detenuti, li avevamo in caserma, li portavamo,
Era rarissimo che capitava che un carabiniere si comportava male con un detenuto, è proprio una cosa. Sono educati. Qualche volta capita, perché abbiamo letto di quelli che hanno fatto, che hanno violentato quella ragazza in caserma a Roma, dove capitano. Però. Quelli di Marrazzo, abbia pazienza. Quelli di Marrazzo, dei delinquenti, cioè per quello che hanno fatto. Quindi, per carità, insomma, capita di tutto, anche purtroppo qualche volta nell'arma, perché la società questa è, non è che i carabinieri vivono in una campana, anzi, vivono e poi magari trovano le persone come Tremonti che gli vanno a fare il conto sulle 50 euro. Esatto. Quindi, insomma, per chiudere, così, quanti gay c'erano nel governo Berlusconi, nascosti o comunque privati? Ma, tra gay e sottosegretari? Ma non lo so, non ci ho mai fatto questa conta. Perché si parlava tanto, no, di chiappe d'oro, tutte queste cose. Sì, devo dire che io non mi sono mai appassionato a questi pettegolezzi. La verità sì, non mi interessava niente a nessuno. No, c'erano tanti che vivevano su questi pettegolezzi. Io non è che sono un tipo che si appassiona molto. Va bene, e che augurio fa Monti per chiudere? L'augurio che mi faccio a Monti è l'augurio all'Italia, che riesca a farci uscire fuori da questa spirale della speculazione internazionale, che ripiani il debito pubblico senza fare provvedimenti di macelleria sociale, ma prendendo anche le giuste misure di rigore, perché in un momento che siamo in difficoltà bisogna fare dei sacrifici in maniera tale che le cose vadano meglio per tutti quanti e soprattutto per quelli che verranno, perché noi staremo ancora bene, il problema sono i nostri figli e i figli dei nostri figli. Certo, senta, lei si conferma una persona di spirito, simpatico. Grazie. La ringraziamo e soprattutto la seguiremo. La preghiamo di segnalarci anche lei, come è capitato ieri, le sue attività. Grazie di cuore. Grazie. Buon lavoro. Grazie.